Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video trucco, ormai ci sto riprendendo proprio lo sfizio, diciamo così. Questo è un video ispirato al trucco che aveva Emma delle Spice Girl sull'immagine di copertina del secondo album, che non so se riuscite a vedere alle mie spalle. È un trucco molto semplice sui toni del rosa. Ho cercato di aiutarmi con il make-up a ricreare un po' la palpebra leggermente cadente, molto all'inglese di Emma. E per il resto, abbastanza similare, spero di esserci riuscita. Comunque, ovviamente vi lascio al proseguo del video. Giù nell'info box trovate tutti i vecchi video della categoria, quelli che ho ricreato per i vari album delle diverse protagoniste. E ovviamente nelle schede che passeranno ci saranno proprio quelle dedicate a Emma. Quindi sono due. Ho fatto diciamo, l'album, il Greatest Hits. È il primo album, mi sembra di sì. Comunque, troverete tutto oggi nell'info box o nelle i. Io nel frattempo vi auguro una buona serata. Vi lascio al proseguo del video, se vi va, continuate a vederlo. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ok, ho già fatto la base, mi manca soltanto il fard, ma l'andiamo a mettere dopo e ovviamente ho truccato un occhio. Primo prodotto che metto ovviamente è la base, io ho ancora questa della Mesauda Perfect Eye Liquid Base, che non mi fa impazzire, però c'è e la uso fino alla fine. Ok. Seconda base che vado a mettere è questo ombretto liquido di It Style, il numero 8, che è un rosa bello forte, Big Bubble. Lo metto nella prima parte fino a metà occhio più o meno. Mi aiuterà ad avere ovviamente un rosa ombretto un pochino più intenso, anche se guardate, sull'occhio alla fine non è così, è molto più sfumato. Quindi come ombretto vado a prendere da questa palette della Pupa Palette, si chiama Trousse, questo rosa, l'ho staccato perché si era rotto, questo rosa chiarissimo porcellinoso, sempre con la mia spugnettina, il mio applicatore spugnettoso che adoro. E vado fino più o meno a tre quarti di palpebra. Ovviamente salgo anche su fino alla piega dell'occhio, non mi fermo prima e lascio giusto un angolino. A questo punto, da un'altra trussettina di Pupa, no, ho sbagliato, da un'altra marca di trussettine, questa forma di tazza della Monella Makeup, anche questa l'ho sfasciata, io sfascio sempre le Trousse, vado a prendere questo beige dorato molto chiaro e molto glitteroso, sempre con un'altra spugnettina, e la vado a mettere qui. Voglio il make-up dell'album era molto ovviamente ritoccato, però tra i ritocchi mi sembra che abbia dello shimmer, eccetera. Ovviamente sono immagini vecchie, saranno passate forse 20 anni, quindi non si è impossibile trovare immagini di backstage o comunque di non so, indicazioni dei truccatori in merito a quei trucchi, quindi tra virgolette li vado a reinventare, così come ho reinventato tutti quelli precedenti che ho fatto finora. Da un'altra trussettina Pupa prendo un marrone caldo. Lo vado a prendere con un pennello da sfumatura, questo è sempre quello di Kiko il 200, per creare l'ombra. E la faccio un po' particolare rispetto al mio solito, perché non salgo più del dovuto, ma anzi scendo per creare l'illusione di una palpebra un po' più cadente, perché Emma ha questa zona più, diciamo che ricade di più sulla palpebra. Quindi entro nella mia piega naturale e vado verso l'interno così, e
e mi concentro sull'angolo. Prima faccio questo tipo di movimento, arrivando quasi alla fine, così, e poi leggermente salgo. È come se si creasse una S, non so se, quindi così e poi su. In questo modo aggiungo un altro po' di marrone, solo qua, e sfumo nella piega. Perfetto. Ora prendo, no, prima pulisco il pennello, cadono cose dai miei cassetti. Pulisco un attimo il pennello da sfumatura su un panno in microfibra perché mi serve un colore un po' più chiaro e mi serve applicarlo con questo pennello largo, quindi vado a togliere un po' l'eccesso del colore marrone e il colore che vado a prendere lo prendo da questa trussa della Deborah ed è il mio highlighter di questo periodo ed è quello che si trova intorno alla farfallina. Non so se si riesce a vedere. Ok, ne prendo giusto un po', scuoto l'eccesso e vado nella quella parte che ho lasciato di qua a pulire i contorni in questo modo, sempre per ricreare l'illusione della palpebra un po' più cadente che ha Emma. Ora prendo un ombretto nero, questo è di Wycon. Con un pennello così un po' larghetto per andare a delineare un attimo sotto in modo delicatissimo fino più o meno a tre quarti. Quindi sporco leggermente qui sotto. Poi prendo una matita nera, questa è quella di Dea Bellezza, e traccio la mia riga di eyeliner sopra. Ho preferito una matita rispetto all'eyeliner classico. Un attimo che mi devo concentrare. Per creare un effetto più sfumato possibile. Come linguetta leggera leggera all'insù, ma molto piccolina. Così. A questo punto, mascara, metterò una passata del mascara Miss Etoile della Rouge e una di questo top coat della Essence. Per quanto riguarda sotto, con la prima passata con questo mascara, vado su tutta la rima. Ora prendo l'altro mascara, su sempre tutto, giù invece per ricreare lo sguardo dolce di una bambina, vado solo nella parte centrale. Questo trucchetto con il mascara ringiovanisce tantissimo lo sguardo e lo rende più delicato. Nella rima inferiore metto una matita color carne, questa è di Essence, non ha più neanche il nome. No, non c'ha più il nome. In questo modo. Ora vado a sistemare le sopracciglia. Evito di enfatizzare troppo la punta, anche se, come sapete, io ce l'ho enfatizzata di suo e in più in questo video sono abbastanza disastrate. Devo tornare dall'estetista il prima possibile. Comunque le pettino sempre con la matita di Kiko, la numero 02, non mi ricordo la linea, non c'è scritto più. Vado a sistemare eventuali buchetti e eccetera, eccetera. Allungo un pochino la mia codina e invece con la polvere di Essence, quella parte più scura perché è l'unica che mi è rimasta e non finisce, vado qui nella parte mediana, così in modo tondo, sempre per ricreare più lo sguardo di una bambina che di una persona adulta, diciamo così.
per addolcire un po' lo sguardo. Ok, perfetto. Ora ci manca sulle labbra. Per le labbra prendo soltanto, no, non questa matita, ma una matita color carne. Questa della Puro Bio, la 08 matita occhi e labbra, Highly Pencil. Cerco di evitare di enfatizzare l'arco di Cupido, non ci ho neanche messo le lighting, non mi interessa. Perché negli anni 90 si portavano senza, almeno quando si portavano le labbra molto chiare, erano senza l'arco accentuato. E invece quando si portavano il contorno più scuro, là sì che si andava più a enfatizzare l'arco, ma non tantissimo. Ora, per quanto riguarda il rossetto, mi piacerebbe anche così, però devo schiarirlo un attimo. Vado a mettere un rossetto nude che tende ovviamente a rosa. E su metto un po' di gloss, questo è uno trasparente semplice di Dia Bellezza, lo poggio un po' sulla mano e lo prendo con il pennellino. Più concentrato nella parte centrale che non nelle parti laterali. Ultimo tocco, blush o fard, che si dissivoglia sempre dalla stessa trussettina, sembra lo stesso che è in fase di morte praticamente. E lo vado a mettere in modo pomposo, nel senso che faccio un tondino tipo pom pom, e così, molto gota fresca. L'ultimo tocco, metto le perle di Guerlain, che ho una piccola confezione che mi è stata regalata da una mia amica, pennellone e disegno una C, una G così e un'altra dall'altro lato. Ok. Che profumino. E con questo ho concluso il trucco. È un trucco molto semplice, sui toni del rosa, molto enfatizzano molto questi occhi. Vabbè, i suoi sono inglesi, i miei sono italianissimi, però l'effetto, ho cercato di ricreare questa palpebra un po' più cadente che è la sua palpebra. Per il resto è un trucco tranquillissimo da portare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che abbiate preso un po' di spunto da questo trucco. C'è un peletto, un capello, peletto, da questo video trucco molto semplice, come tutti i miei video. E nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!